Ben ritrovati a tutti, buongiorno a tutti quanti i nostri ascoltatori. Oggi, come ogni giovedì, noi porteremo avanti la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni, dai microfoni di Radio Gamma 5. Mi troverete un po' emozionato, forse un po' più del solito, perché oggi sono solo. La mia grande maestra, mia figlia, mi ha lasciato, sta poco bene. E i miei amici dell'ufficio dell'Istituto Studi Politeisti hanno avuto impegni improvvisi. Però portiamo avanti la trasmissione comunque col programma che avevamo detto. Ricordiamo sempre che blocchiamo le telefonate all'inizio. Per una mezz'oretta blocco tutte le telefonate in modo di poter spiegare un po' l'argomento di oggi. L'argomento di oggi era la creazione. Praticamente adesso abbiamo, fino ad oggi, abbiamo fatto delle trasmissioni in cui davamo una pulita alle nostre idee, cioè davamo una pulita al mondo che ci circonda. Abbiamo visto com'è il mondo che ci circonda, visto dalla stregoneria, in funzione dell'oppressione. Cioè, quando qualcuno comincia un percorso di conoscenza, un percorso di sapere, un percorso per capire come sono le cose, inizia dal mondo in cui si trova, in cui vive. Noi abbiamo parlato finora del Dio biblico, abbiamo parlato del Dio nella filosofia e adesso cominciamo a riempire gli spazi che abbiamo svuotato con le nostre parole dure, con quello che noi dicevamo, con i nostri concetti. E parliamo della creazione. La creazione, dal punto di vista del paganesimo, è un atto di divenire, è un atto di trasformazione. Per cui, anche se parleremo di creazione, in realtà parleremo di divenire. Ma è importante un altro aspetto. Un apprendista stregone, quando comincia il suo cammino, non si pone il problema della creazione, non gliene frega niente della creazione. Normalmente un apprendista stregone fa una cosa essenzialmente. Va alla ricerca del potere. Spesso il potere che cerca è un potere che gli serve nella vita di tutti i giorni, magari per fregare qualche avversario, per essere più potente. Solo dopo, percorrendo il cammino, si accorge che il potere è diverso, è un'altra cosa di quello che pensava inizialmente. E così non si pone assolutamente il problema della creazione, solo che a un certo punto, nella sua alterazione della percezione, si trova davanti alla creazione. E qui vi parlerò, comincerò a parlarvi della creazione con quello che è successo a me. Io sono un apprendista stregone ormai da 16-17 anni, forse anche di più, perché poi non si sa cosa si faceva prima. E nella mia attività di apprendista stregone ho delle tecniche di cui parleremo. E una di queste tecniche è la tecnica del sognare, più o meno la tecnica di Castaneda, la pratica di cercare di forzare i sogni. E proprio in questa pratica io ho incontrato la creazione. Ora vi leggerò la creazione dal punto di vista dei pagani. Per riuscire a percepire il divenire è necessario essere coscienti che l'esistente è il risultato delle trasformazioni di quanto l'ha preceduto. Quando iniziai il mio percorso di apprendista stregone, mi ritrovai all'interno di un rito del sognare, sospeso nell'oscurità, nel vuoto, con un disco giallo, mentre tutto attorno era nero, profondo, con una grande sensazione di vuoto. Ebbi più volte questa visione in momenti diversi delle mie pratiche di sognatore, finché il disco giallo scomparve, il buio fu travolto dalla luce, ma fu invaso da una sensazione di silenzio. Avevo avuto la visione dell'inizio dei mutamenti e delle trasformazioni del caos primordiale. Ne ebbi e ne ho tuttora altre che aspettano di essere ordinate e comprese dalla ragione quotidiana. Non sono sogni veri e propri, sono stati di alterazione della percezione indotta attraverso l'esercizio del sognare. Questi stati sono caratteristici di chi pratica tecniche per guidare il sogno, pratiche del sognare, come tecniche integrative alla stregoneria. Su questo tipo di esplosioni percettive non esiste un controllo, appaiono durante le pratiche, spesso quando meno si aspetta che succeda qualcosa.
altro non avevo avuto che la visione pagana dell'inizio dell'universo. Questa visione è una visione comune a tutte le culture pagane. Diverge soltanto nella lettura soggettiva del veggente. La mia visione appartiene a me ed è descritta attraverso gli elementi pensati nella vita di tutti i giorni. Io vivo in Italia, nella seconda metà del XX secolo, e la mia visione rispecchia questo. Se non avessi conosciuto la teoria del Big Bang, avrei avuto la stessa visione? Forse no, forse ne avrei avuto un'altra, ma ho avuto quella visione con quegli elementi. Vedremo come in altri paganesimi gli elementi divergono, pur lasciando costante la visione. Le visioni simili di altri pagani risentono della loro epoca e delle loro conoscenze, ma tutte hanno in comune un'origine la cui trasformazione porta al mondo del veggente. Questo tipo di visioni non hanno lo scopo di condurre il veggente alla conoscenza, hanno soltanto lo scopo di stimolare la sua attività nel quotidiano affinché usi la propria volontà e le proprie determinazioni nella lotta quotidiana per l'esistenza. Nell'attività di sognatore intervengono spesso molte forze e molte volontà del circostante. Non sempre il veggente può impedirne l'intervento. A volte la sua forza consiste nell'essere compatti per non farsi travolgere. Ogni cultura pagana ha origine da questo tipo di visioni, tant'è che potremmo dire. Un attimo solo che mi sono interrotto. Non avevo mandato la registrazione. Tant'è che potremmo dire che il libro sacro della stregoneria e del paganesimo è il mondo e le forze che ci circondano. Il pagano e lo stregone sono coloro che si forniscono di strumenti con i quali incontrarlo e leggerlo. Vediamo alcuni esempi di visioni della creazione nei vari paganesimi, anche se bisogna ricordare che le culture e i miti pagani di popoli attuali sono stati contaminati e stravolti dai missionari cristiani. Vediamo alcune visioni pagane dunque. Antico Egitto, dice il libro egiziano dei morti, all'inizio era Ra circondato da Num, l'abisso, e da Nawan, la notte. Ra si dissolve, riempie l'abisso e illumina la notte dando inizio alla trasformazione delle coscienze stellari, dando il via alle trasformazioni che portano all'oggi. Oppure i Sumeri. All'inizio era il caos. I Sumeri giunsero a percepire l'abisso. Subito si ritirarono da quello spettacolo per fermare la loro visione al caos. Dal caos primordiale videro formarsi la prima coscienza di sé, del cosmo, che chiamarono Marduk. Proprio per il fatto di diventare cosciente di sé, Marduk distrugge la non coscienza, il caos come non coscienza, Tiamat. Dal riempimento dell'abisso viene dato il via alla sequenza dei mutamenti che portano all'oggi. Grecia antica. Qui abbiamo molte visioni della creazione della Grecia antica, ma ne citeremo un paio. Gli antichi veggenti greci percepirono il caos e nel caos distinsero le forze interne che costringevano l'energia vitale a diventare cosciente di sé, qualora le condizioni lo consentissero. E qui vorrei fare una pausa e ricollegarmi al concetto del DNA che aveva parlato Franco prima. Cioè, e in tutte le cose c'è uno stato fondamentale, lo stato di necessità. Come la cosa si costruisce ha delle necessità di espansione. Questo è quello che voleva dire Franco. Cioè esiste una forza interna che ci porta a mutare e a variare continuamente e a espanderci. Questo è il DNA delle cose, non è il DNA della natura. Continuo. Tale forza fu chiamata Ananke, che con fato determina la formazione delle coscienze dell'universo, di ogni forma e di ogni grandezza. Fato è la condizione intrinseca dell'energia vitale e Ananke è la forza che spinge a diventare cosciente. Nel paganesimo romano Ananke è necessità. Ananke e fato sono le forze intrinseche che alimentano la sequenza dei mutamenti per giungere fino ad oggi. Oppure ancora nella cosmologia orfica è Eros che sgorga dall'uovo primordiale per mettere ordine nel caos, generando le coscienze di sé. Nel brahmanesimo, nel Brahadaranyaka Upanishad, scusate se non è pronunciato perfetto, il caos universale è generato dal sacrificio di un cavallo. Nel caos non vi è più nulla, finché le concentrazioni di energia vitale non prendono coscienza per propria decisione.
l'energia vitale si concentra e la volontà le trasforma in coscienze di sé. La volontà genera la sequenza dei mutamenti che portano fino ad oggi. Oppure ancora, nella mitologia vichinga, all'inizio era Ginnungagap, ovvero il vuoto, il vasto abisso infinito. Nel nulla c'era un mistero, il mistero riempì il nulla. Inizialmente fu la regione del fuoco o della luce, detta Muspelheim, e la regione della nebbia, detto Niflheim. Videro in pratica sorgere la contrapposizione fra energia vitale e materia, e da questa videro sorgere le coscienze di sé che presero il controllo dei regni, dando il via ai mutamenti che porta fino ad oggi. Lo stesso discorso viene ripreso dalla prima teosofia, teosofia della Blavatsky, nelle stanze di Dichan, che vengono poi commentate nella dottrina segreta della Blavatsky. Fanno parte del fondamento della teosofia, prima che l'Anna Besant ne distruggesse il fondamento attraverso l'operazione Krishnamurti. Da questi esempi si comprende come la specificità del veggente, le sue predilezioni e la sua cultura nella vita di tutti i giorni condizionano la qualità e le specificità delle sue visioni, cioè le visioni che ha un veggente sono sempre soggettive, sempre. Le visioni e le percezioni nel paganesimo e in stregoneria sono sempre solo elementi soggettivi, la cui funzione è quella di costruire il veggente. L'azione del veggente nella società umana ne condiziona le scelte quando non finisce sui roghi, cioè quando riesce a portare avanti le sue idee e il suo pensato. La creazione non è dunque un atto ex nihilo dal nulla. La creazione dal nulla è una fantasia generata dalla pulsione di morte, e questa la lasciamo ai cristiani. La dilatazione degli esseri umani nel circostante li porta a leggere il presente come divenuto da un caos primordiale e ad identificare sia le prime coscienze di sé in formazione, si tratta quasi sempre di ammassi stellari, e le forze che intercorrono alla loro formazione. Da come l'esistente si è formato si determina il nostro modo di essere nella quotidianità. Se la creazione fosse un atto di un Dio padrone, noi dovremmo esistere sottomettendoci e appellandoci a Lui, come impongono i cristiani. Ma dal momento che tutti i paganesimi hanno scoperto che il presente è frutto delle trasformazioni delle coscienze di sé, sorte attraverso la loro volontà, dal caos primordiale, altro non ci resta che esercitare la nostra volontà per sviluppare il nostro potere di essere e fondare il futuro umano. Dai concetti della creazione pagana nasce l'incitamento agli esseri umani di farsigiano. Cosa significa farsigiano? Nel paganesimo non esiste adorare un Dio, esiste farsi quel Dio. Ricordiamo, scusate, ai radioascoltatori che stiamo sempre bloccando le telefonate. Rimandiamo le telefonate un altro 10 minuti, un quarto d'ora, in modo di poter finire questa esposizione. Altrimenti dopo quasi sempre non riesco più a parlare e devo ascoltare le telefonate. Abbiate un attimo di cortesia, grazie. Se nel paganesimo non esiste adorare un Dio, esiste farsi quel Dio, cioè praticamente se io adoro Venere, per esempio, io non adoro Venere, io divento Venere agendo nel mondo che mi circonda con una serie di comportamenti che mi portano ad essere Venere, comportamenti gentili, un certo tipo di non rapino, non uccido, non spacco, non minaccio, ma porto il circostante a farsi venere nei miei confronti, cioè a comportarsi in un certo modo nei miei confronti. Per cui io adoro Venere nella misura in cui mi faccio Venere, ma non mi metto in ginocchio a pregare Venere. Questo, ricordiamo nel paganesimo, è fondamentale. Diventare Giano significa vivere l'attimo presente con le condizioni e le capacità costruite negli attimi precedenti, ma in funzione del futuro. Cioè, io non vivo perché nel passato ho avuto questo, ma io vivo perché vorrò fare questo in futuro. Ed è importantissimo cambiare il punto di vista con cui si guarda l'attimo presente, sia nel nostro specifico futuro, sia nel futuro della specie umana. La creazione pagana insegna che ogni essere umano deve esercitare sempre la propria volontà e la propria libertà nel fare quotidiano, in quanto queste sono le uniche condizioni per fondare il futuro.
Il futuro emerge dal presente. Ogni volta che ciascuno di noi si sente soddisfatto per aver compreso qualcosa di nuovo, o per aver agito spezzando un'imposizione o un condizionamento, o ancora per essere riuscito ad agire secondo la libertà del proprio essere, è la creazione pagana che continua per trasformarci, spingendoci ad uscire dal caos della nostra esistenza. Questo è importantissimo. Sapere questo, cioè il caos esiste sempre e ci avvolge, e noi dobbiamo sempre come coscienze uscire da questo caos, dobbiamo sempre lavorare e sforzarsi per andare avanti, per ingrandirci, per espanderci, mai per metterci in ginocchio. La creazione pagana porta a sviluppare gli individui, non a sottometterli. Ecco. Questa che vi ho esposto è l'argomento della creazione pagana. Ripeto, a nessuno gli frega niente della creazione, tutto sommato. Interessa soltanto perché a un certo punto ce la si trova davanti in maniera dirompente, in maniera violenta, e si è costretti ad assistervi. Ci sono un sacco di modi per essere davanti alla creazione, però sempre tutti gli apprendisti stregoni si trovano davanti a questo momento. Proviamo a dare via a qualche telefonata. Sì, pronto? Pronto? Ciao. Sì, Giampaolo, ti metto in linea. Com'è il tuo nome? Sono Claudio Simeoni di Marghera. Claudio. Scusa, probabilmente oggi per la fretta non mi sono presentato. Ma non mi ricordo mai il tuo nome, Claudio. Sì, dimmi. Stai dicendo qualcosa di meraviglioso per me, per i miei limiti, perché sono molto limitato in questo. Però quando ho sentito nominare il Krishnamurti mi si è aperto il cuore, perché è una di quelle persone che dopo aver accolto un sacco di proseliti quasi involontari, date le sue capacità, li ha prosciolti tutti, li ha lasciati andare per conto loro. È qualcosa di fantastico. E fantastico è anche il desiderio ardente, per cui io faccio col mio desiderio, riesco a costruire. La zebra per conto mio è a righe perché ha voluto essere a righe. In parte è vero. No, cioè io credo al desiderio ardente, quando uno ha la volontà, il desiderio di arrivare in qualche modo, arriva sempre a ottenere quello che vuole. Questo è qualcosa di fantastico, di meraviglioso. Non saprei dirti altro in sintesi, perché ne ho una marea in testa da dirti, ma bisogna che venga a trovarti, perché ho voglia di scambiare delle, proprio per la libertà con cui tu parli, e con te ci sarà sempre il modo di parlare in maniera libera. Mi sento veramente a mio agio a telefonarti, perché devi essere una persona che ha una libertà estrema dentro. Grazie. Ciao Claudio. Ciao, grazie a te. Ciao. Ciao. Sei pronto? Il telefono ha dei problemi anche oggi. Va bene, andiamo avanti ancora col concetto della creazione. Abbiamo detto della creazione pagana. Accidenti. Pronto? Pronto? Dodo, un attimo, ti metti in linea. Sì, pronto? Ciao, sei Claudio? Sono Claudio, sì, vai Dodo. Sono Dodo, ciao. Ciao. Volevo salutarti come salutava Don Juan. Il futuro non è altro che un modo di dire. Per uno stregone esiste solo il qui e ora. Esistono tanti tipi di apprendisti stregoni, eh? Non tutti fanno le stesse cose. Ma io parlo di Zacateca danzava. Parlo di Castaneda. Sì, vabbè, ma Zacateca che in Castaneda danzava. Ok. Ma c'era anche Alcenera, quello di Crow. Sì. Ma c'erano anche i Nahuai che hanno fatto una mezza rivoluzione in Messico. E poi c'erano quelli russi, i grandi sciamani russi.
E niente, volevo salutarti e dire che dobbiamo vivere l'attimo presente, che è sì, molto sì. importante. No, l'attimo presente serve vivere l'attimo presente in funzione del futuro, capito? Certo. Però l'importante è non essere inchiodati nel passato. Questo è... Ma dobbiamo quello serve come memoria. Sì, per provenire, per costruirci adesso. Per andare verso il divenire. Certo. Ecco, è molto importante perché non possiamo mica dimenticare il nostro passato, soprattutto se uno si ricorda le vite precedenti che ha fatto. Deve magari morire tre volte nella sua stessa vita. Io non sono molto d'accordo sulle vite precedenti. Perché? Eh? Perché io vivo un continuum. Cioè io ho memorie precedenti, ma non date da vite precedenti, date da quello che ho dentro, ma date da quello che mi è stato trasmesso. E vedi, e la differenza nostra è questa qui. Vabbè. Che io mi ricordo le altre. E un giorno parleremo insieme. Ok? Sì. Ciao. Ciao, ti saluto. Ciao, grazie, dottore. Ciao. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì. Ciao, come ti chiami? Claudio Simeoni. Allora, ciao Claudio. Senti un po', io sono in loco, ti stavo ascoltando. Sì? Senti un po', che cosa pensi tu? Tu sai, no, sicuramente che tutto è vibrazione e risonanza. Cioè che uno ha esattamente quello che vuole essere, quello che è e che gli ritorna esattamente quello che gli aspetta. Sei d'accordo su questo? Per una legge di causa ed effetto. Su quello che intendiamo con questo, sai, perché il discorso della risonanza io l'ho già incontrato, però bisognerebbe vedere come lo inseriamo nel contesto. No, ma tu hai parlato giustamente di soggettività, perché ognuno è quello che è. Allora, non in un contesto, soggettivamente, tu sei d'accordo che ognuno è quello che vuole essere e che gli ritorna esattamente quello che gli aspetta? Beh, non viviamo nel deserto, viviviamo insieme ad altre persone. Sono pienamente d'accordo. Esatto. Ma prendiamo individualmente, perché? Prendiamo per assurdo, d'accordo, dai. No, non è un assurdo. No, se estraiamo il soggetto dell'oggettività. È vero che tutto è legato. Comunque, diciamo che per assurdo uno può scegliere di essere ciò che vuole essere. Te lo do, ma solo per come esempio, capisci? Cioè. Allora esiste una volontà soggettiva che determina le scelte dell'individuo, però la valenza la quantità delle scelte spesso sono determinate dall'oggettività in cui vive. Da che cosa sono determinate? Dall'oggettività in cui vive. Ambiente. Che io uso la mia volontà per scegliere, però scelgo fra le opzioni che ho davanti. Certo. Veramente se io aumento la mia coscienza, la mia consapevolezza, ho maggiori scelte. Sì, ma tu sai benissimo che la consapevolezza e la conoscenza avviene soltanto attraverso le tue conoscenze a certi passaggi obbligati, insomma, comunque. Sì. Già scritti. No, non già scritti. Beh, sì, ci sono le varianti, quelli che poi i preti chiamano libero arbitrio, ma quello è un altro discorso. Ma tu sai che in una libertà relativa, perché siamo dei relativi, praticamente devi fare più o meno determinati percorsi, no? Sì, sì, dei percorsi sono obbligati, indubbiamente. E attraverso questi percorsi obbligati, diciamo già scritti, senza arrivare al fatalismo che è un'altra cosa, praticamente tu attraverso questi, tu maturi, cioè in poche parole, tra uno schiaffone a sinistra, uno schiaffone a destra e un calcio in culo, sei costretto ad andare avanti. Beh, va bene. Sei d'accordo o no? Sto ascoltando, dai. Eh sì, lo mettiamo in maniera semplice, altrimenti non ci si capisce. D'accordo. Allora, ritornando a vibrazione e risonanza, intendo dire che ognuno è quello che è, ha determinate... sono d'accordo sul DNA del fisico, astrale e mentale, perché tutto è legato, ma tu sai benissimo che in una energia sublimata come quella mentale... praticamente è quella mentale che a un certo momento proietta su quella, diciamo così, non la parola esatta non è proietta, su quella dei piani, chiamiamoli inferiori, che poi non sono inferiori, di materia meno sottile, fino che arriva a quello fisico. Sei d'accordo su questo? Cioè, non si parte da sotto, si parte da sopra, se c'è un sopra e un sopra. No, un sopra. Ma... è che dovremmo mettere a posto si dovrebbe partire le categorie cui pensiamo, no? Perché esatto. Io seguo certe categorie, tu magari ne segui, magari diciamo la stessa cosa. Io è la prima volta che ti ascolto, sì. Dopo tantissimi anni, guarda, sto riprendendo, mi interessava questo discorso, sono un po' così, stavo riflettendo su questa, sul fatto della stregoneria, che insomma, sì. Non so che cosa tu intendi
perché non ti ho seguito le altre volte. Questa è la quinta trasmissione che facciamo. È apposta, non ti ho seguito, perciò cioè sono delle cose che così a livello di sentire sento che potrebbero anche funzionare, ma mi sembra un po' tutto abbastanza limitato, non so se all'inizio... No, però tieni presente questo, no? Sì, perché è difficile il discorso. Sto facendo un discorso che è complessivo, no? Sì, sì, è molto difficile. Quando un discorso è complessivo, intanto ha una parzialità di direttive. Sì, sì, ma io non sto facendo una critica, assolutamente, Claudio. Domandavo soltanto questo, tu sei d'accordo che ognuno è... Cioè, in poche parole, in sintesi, ognuno è esattamente quello che è e vuole quello che gli aspetta, malattie comprese? Detto così potrei dare... No, io lo dico in maniera semplice perché è l'unico modo per provocare delle reazioni nel discorso, per svilupparlo. Mi metti in imbarazzo, nel senso che da un lato sono d'accordo con te, cioè l'esercizio della volontà soggettiva è fondamentale e ognuno ha quello che riceve. Però dall'altro lato la relazione soggettività-oggettività mi dice stai attento a non dargli troppa ragione, perché ti freghi da un'altra parte. Minimo se hai la conoscenza, la consapevolezza, non arriviamo alla coscienza perché altrimenti questo non te lo poni più. Sì, beh, ma esistono sempre stati diversi, no? Esiste sempre un montare continuo. E poi non ci dimentichiamo che tutto è un'illusione. Beh, diciamo compreso che tutto, quello che tu dicevi tra prima è e dopo. Maya, tutto è Maya, però levando il velo di Maya c'è ancora Maya, cioè c'è sempre un'illusione. Pienamente d'accordo. Anche nella percezione alterata è l'illusione. Certo. Cioè, però alla fine è come spulciare una cipolla, no? Sì. Si leva le varie foglie della cipolla sì. E alla fine non esiste un nocciolo, però si è sempre avuto in mano la cipolla. Sono pienamente d'accordo. Però comunque vai avanti, che mi interessa. Lo sforzo della ricerca è quello che costruisce il ricercatore. Sono pienamente d'accordo. Comunque vai avanti, che mi interessa questo discorso. Ti seguirò sempre solo il giovedì? E solo il giovedì dalle 15:15 circa fino alle 4:30. Va bene, vediamo un pochino. Va bene. Cercherò di capire di più. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Pronto? 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 Ah, un altro... Gli ascoltatori che non ci sente. Bene. Volevo un attimino, visto che un attimo di pausa di telefonate, parlarvi della creazione dal punto di vista greco. Dice Aristofane, parlando di Orfeo, e vi leggo un pezzo. In principio vi era il caos e la notte e il nero erebo e l'ampio tartaro, e non vi era la terra, né l'aere, né l'oceano, né gli infiniti recessi di Erebo. Genera per primo la notte, dalle nere ali, un uovo senza seme. E ricordiamo l'uovo, un'altra telefonata e dopo forse andremo avanti. Pronto? Pronto? Sì? Ecco. Ti metti in linea? Sono Manuela da Venezia, prima era caduta la linea? Sì, era caduta la linea. Ah, ok. Allora, senti, posso darti del tu, vero? Sì, dai, vai tranquilla. Ecco, no, bene. Tu all'inizio hai parlato, se non sbaglio, di un disco giallo in un tutto buio, no? Sì. Ecco, adesso rispondimi sinceramente. Tu non è che ti sei letto troppi miti degli eschimesi, no? Beh, non conosco bene gli eschimesi, ne conosco tanti, ne ho trovati. Tu sai qualcosa sugli eschimesi? Beh, vabbè, adesso ti faccio la sintesi perché sennò dopo gli altri ascoltatori mi mandano a... Sì. Allora, c'era Corvo. Sì. Che era in un nido ed era ancora piccolo e debole e comincia a muoversi e a esplorare questo mondo che era tutto buio. E a un certo punto si trova sull'orlo di un abisso. Lui sbatte le ali. Sì. E scopre che le sue ali sono abbastanza forti per sostenerlo. Allora capisce di essere il Corvo padre. Scende nell'abisso e trova una specie di pezzettino di carbone. Sì. Ecco. E con le zampe comincia a scoprirlo, a scavarlo, e alla fine, abbagliato dal terrore che questo disco emana, lo lancia in aria del sole. Ho capito. Cioè, io ci trovo moltissime affinità. Non è che ti sto dando del ballista, eh? No. Non ti preoccupare, Manuela. E voi come la prendete sta storia? Sicuramente un altro tipo di visione, sempre della creazione di un altro tipo di paganesimo, fatto da altre persone soggettive che vivono nel loro mondo. L'unica nota stonata che io leggo in tutto questo
è il volo del corvo, cioè il soggetto corvo. Probabilmente c'era bisogno di trovare un paragone fra la notte e l'abisso e qualche essere che fosse nero, e hanno inserito questo corvo. È stona perché sembra quasi che il corvo crei. In realtà il corvo non crea, ma è il soggetto, il veggente, che si fa corvo e va a scoprire la luce. Questa è l'unica cosa che mi può venire in mente come interpretazione. Senti, io adesso ti lascio e ti ascolto alla radio, perché sei più interessante del libro di Greco. Va bene. E comunque, un'altra una cosa, cerca di parlare più potabile. Va bene, d'accordo. Ok, ti ascolto. Ciao, ciao Ciao. Manuel. Bene, abbiamo sentito anche questa testimonianza sul paganesimo degli Eschimesi. Allora andiamo avanti con la nostra lettura greca. Negli infiniti recessi di Erebo genera per primo la notte dalle nere ali un uovo senza seme, dal quale col volgere delle stagioni germoglia Eros, desiderato, splendente nella schiena per le ali dorate, simili a vortici tempestosi. Questi, unendosi all'alato caos, di notte nel vasto Tartaro procreò la nostra stirpe e per prima la condusse alla luce. Non esisteva la stirpe degli immortali, prima che Eros mescolasse ogni cosa. Ma quando l'una cosa con l'altra fu mescolata, nacque Urano e l'oceano, e la terra e le stirpe immortali di tutti gli dei beati. Questa visione che è di Aristofane, e che Aristofane la imputa a Omero, è forse la più antica delle visioni della creazione greca, e questa visione in parte è ripresa dalla Blavatsky nelle sue stanze di Dijan. Infatti anche nelle stanze di Dijan, la prima stanza, ricordo che la stanza di Dijan fa parte dell'antica teosofia. La teosofia fu un movimento che nacque grazie alla Blavatsky nella metà del 1800. E oltretutto anche la Blavatsky aveva una pratica di sognare, era una sognatrice e fece tantissime altre cose oltretutto. E queste stanze di Dijan parla anch'essa dell'uovo che esplode. Dell'uovo che esplode all'inizio del tempo. Un'altra telefonata, proviamo a vedere chi è. Pronto? Sì? Potrei parlare con Franco? Devi Dall'altro numero. l'altro numero. Niente, questa era un'altra telefonata che volevano cose diverse. Comunque, anche la Blavatsky individua l'uovo all'interno dell'universo. Un'altra telefonata, un attimo. Pronto? Ciao. Per la seconda volta, Dimmi. Giampaolo, volevo chiederti una cosa. Hai sentito nominare tu mai uno studioso dell'Ottocento, Serbaschi, non so come si pronunci, è uno No. studioso che sul buddismo ha fatto un testo logica buddista, perché vedo degli agganci, no, di quello che tu stai dicendo, Sì. degli agganci a livello filosofico che si compenetrano benissimo con la filosofia buddista. No, Giappaolo, scusa, Dimmi. posso dirti due parole subito velocemente? Io non sono uno studioso di filosofia, cioè io sono No, un ma apprendista, visto che no, sei a... ti spiego, io sono un apprendista stregone e sono operaio e io ho dovuto andare a studiare filosofia e tutto il resto per capire cosa mi stava succedendo. No, ma siccome sei addentro al discorso, pensavo che tu, questo studioso, siccome tu sai benissimo che il buddismo è più una filosofia che una Certo, religione, certo. pensavo che tu sapessi darmi delle indicazioni per cercare, proprio perché, solo per cercare io, perché sono una gnosta, mi piace un po' spaziare, no? Se tu potevi darmi un'indicazione dove potevo trovare questo testo di Serbaschi o Cerbaschi, non so come si pronunci, che è uno studioso dell'inizio del secolo, deve essere senz'altro un testo interessante anche per agganciarsi col discorso, non so in che modo, insomma. Perché sento veramente queste cose che stai dicendo, vanno d'accordissimo con un certo modo di pensare libero, mi spiego? Sì, troverai la differenziazione Certo, nelle prossime trasmissioni, senz'altro quando si nel mondo troverà. circostante parlerò delle tecniche della stregoneria. Allora Certo, troverai delle differenziazioni. ma appunto parlando di Brahman, eccetera, hai nominato anche i Sacri Veda, eccetera, appunto,
era solo per vedere di comprendere anche lo spazio che dà questo paganesimo, per conto mio, è molto ampio, a dare respiro a quello che è proprio l'individualità, la religiosità che ognuno ha dentro. Guarda che all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti siamo un gruppo di persone e ognuno di noi ha un'idea diversa. Ora vedi, che 3.000 persone, 3.000 religioni. Un modo di vederle, per esempio Davis, che era qui l'altra volta, se ti ricordi, lui è molto vicino alle posizioni buddiste. Ma lui ha una visione. Invece altri ragazzi sono più vicini alla religione greca. No, ma è meraviglioso quello che stai dicendo, perché mi dai proprio la sensazione che uno spazio, se ci sono 3.000 persone, ci sono 3.000 religioni. Esatto. Perché anche dentro nella stessa religione monoteista io sfido qualsiasi che uno mi dica che la pensi esattamente come l'altro. Ma vedi, il problema è questo però, che nel monoteismo il dogma è sacro. Sì, per noi invece il sacro è la libertà. Ma proprio lì ci sono delle contraddizioni enormi proprio in quelle religioni. Perché non so se rendo l'idea. Siccome ognuno di noi ha un'individualità, come possono dire che loro la pensano tutti allo stesso modo? Non so se rendo l'idea. Certo. E ci sono molte meno contraddizioni in quello che è il discorso che tu stai facendo. Mi spiego? Ho capito. Scusami la mia arroganza così nell'esporre le cose, però mi sentivo di dirti questo. Sei bravissimo. Cioè, almeno a ti saluto. Grazie, ciao. Ciao Claudio, ciao. Grazie. Bene. Abbiamo sentito anche questo. Abbiamo sentito anche questo. Andiamo avanti ancora con la questione della creazione. Della creazione abbiamo accennato alla questione degli egiziani. Abbiamo un piccolo testo egiziano del 2700 avanti Cristo, dove si dice che Ra non è Ra, cioè che Ra, il sole, non è Ra. Che Ra non è Ra, perché questo? Perché esiste due Ra nella religione egiziana. Ra rappresenta il sole, però in realtà Ra rappresenta anche l'inizio dell'universo. Un'altra telefonata. Pronto? 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 Mi sentite? Certo, sei in linea? Sì, sono di Padova. Maria Giuliana, state facendo una cosa molto interessante. Io sono anche una studiosa di questo aspetto, diciamo così, chiamiamolo religioso, tanto per dire. E così vi ascolto volentieri, vorrei anche dire delle cose, adesso dopo di voi, o non so quando aprite. Pronto? Sì, pronto, ti sto ascoltando, però non ho afferrato l'ultima parte, vorresti dire delle cose? Sì, vorrei dire delle cose inerenti a questo che dice, sia della magia che della religione, sono argomenti che mi sono molto vicini da molti anni. Sì. Non so se posso continuare a parlare. Certo, puoi continuare a parlare. Che volevo dire questo, che è assai interessante questa attività. E in che dimensione, diciamo così, voi credete o potete diciamo influire sulla gente, sul pubblico, diciamo così? Perché io conosco anche molto bene questa situazione di questo diffusissimo, chiamiamolo cattolicesimo, che non è un cattolicesimo ma è una religione di parrocchia, dove la gente fa le cose per abitudine e non per indagine o per ricerca degli significati e del proprio sentimento, eccetera, senza attività interiore propria, voglio dire. E invece l'argomento che voi trattate, cioè da quanto ho capito, sia la magia che la sacralità, che sono due cose affini se non uguali, mi sembra appunto che sono molto degne di essere portate avanti, insomma, rese conosciute. Voi vi riunite in qualche parte, avete un punto fermo forse? Noi abbiamo solo dei punti volanti, nel senso che non abbiamo sedi o altre cose. Sì. L'unica persona con cui puoi arrivare direttamente sono io. Ah sì, vuoi, vorrai darmi dei tuoi... No, io sono, se vuoi prenderti nota... Come? Se vuoi prenderti nota... Sì. Io sono Claudio Simeoni. Claudio Simeoni? Sì. Sì. Marghera?
Marghera. Via delle Vignole 4. Sì, ecco. C'è anche il numero di telefono. Lo trovo sull'elenco. Sì, sì, trovi sull'elenco. Via delle Vignole. E comunque, eventualmente, puoi anche scrivere all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Ah, sì, dove si trova questo? Marostica. Ah. Casella postale 53. Ho capito. Istituto? Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Di studi? Studi? Politeisti. Politecnici? Politeisti. Politeisti. Esatto. Molto interessante. Ecco. Siamo un gruppo praticamente di persone che si dedicano a queste cose. Ah, sì, interessantissimo. E guardi, adesso lascerò lascio spazio alla vostra trasmissione, ma volevo dire, io ho anche molti contatti, ho preso in passato, sempre cercato dei contatti anche con le associazioni di teosofia. Non so se voi avete conoscenza di questa cosa. Io ho avuto un percorso, cioè quando ho avuto la visione dell'inizio, ho cominciato a scrivere, mi sono apparsi tre personaggi che mi hanno dati del teosofo. Ah, sì. E io ho studiato per 3 anni a teosofia finché dopo ho preso tutto, l'ho buttato via, però. Ecco. Io ero a contatto con i teosofi di Venezia, anni passati, sì. Con la signora Tagliapietra Hilda, non so se io ma io non li ho frequentati, sono studiato i loro libri. Molto di tanti di Dijan. Io ho anche degli scritti qui della gente di teosofi. Ah, sì? E poi ho tentato anche con l'antroposofia di Steiner di Milano, anche molto interessante. Sì, ho letto il testo dell'iniziazione. Sì, avevano una rivista qui, antroposofia, non so se esiste ancora. Sì, ma penso che ci sia ancora perché sono abbastanza diffusi, anche le loro tecniche di asili nido sono abbastanza diffuse. Sì, io sono andato anche a Dorna a vedere il posto, il teatro e così. No, comunque quello che io sto tentando di diffondere è un modello di pensiero che è un po' una via di mezzo, diciamo, fra tutti quanti. Tutti quelli che ci sono, ed è essenzialmente una via di libertà. Sì, cioè, la libertà, ecco, questo volevo dire, anche ti ringrazio di aver anticipato, sotto questa parola libertà, cioè l'adesione, se vogliamo chiamarla così, spontanea, più o meno totale, di ciascuno di noi, ad eventuali religioni che rispondano meglio al nostro modo di sentire e di pensare, e anche come elevazione, grado spirituale che ognuno di noi porta in sé. Dunque la libertà, ecco, questo della libertà, che ognuno sia messo in grado senza essere dileggiato, ostacolato, che so io, dalla società, per una posizione personale in merito a tutto quello che è l'ideologia religiosa, più o meno, vero? E questa è una cosa molto importante da battere. Sì, però... Io applaudo a questa vostra iniziativa. Grazie. Sì. Ecco, allora io adesso vi lascio perché vi lascio parlare. Grazie. Io sono un pseudonimo Maria Giuliana, qui nella radio parlo molte volte. E così, ascolto, voi dove trasmettete? Qui dalla Radio Gamma? Da Radio Gamma 5, sì. In che date, come fate? Giovedì dalle 15:30 circa fino alle 16:30 circa. Ogni giovedì? Ogni giovedì, sì. Per il momento. Sì. Grazie allora. Grazie. Arrivederci e auguri. Grazie, arrivederci. Ciao. Anche questa radioascoltatrice, adesso sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Claudio? Sì? Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Sono Anna. Ciao Anna. La signora ha nominato Steiner. Sì? Pronto? Sì, pronto? Ha nominato Steiner. Sì. Non è un metodo Steiner Steiner è un parlami metodo. Parlami per telefono se non si sento niente. Non sì. Sento... Steiner, scusa un attimo. Pronto? Pronto? Eccoci. Steiner è un medico che è stato vicino alla teosofia, è stato anche presidente della società teosofica per un certo periodo di tempo ed ha associato alcune pratiche di magia a un certo tipo di medicina naturale. C'è tutto un sistema, ma abbastanza articolato, che viene usato anche oggi tranquillamente, insomma. Cioè io non sono addentro ai circoli steineriani, però esistono queste e hanno degli asili nido, hanno anche un sistema educativo. Questo mi incuriosisce. Che è molto, molto articolato. Cioè loro puntano molto sulla libertà dell'individuo, Scusa se ti interrompo. Sì, per questo ho chiamato e mi ha lasciato un po'. Ho detto, la Madonna, l'ho sentito ancora. Ma sono importanti anche, eh? Sì, appunto qui a Treviso ci sono dei nidi, degli asili nido, indipendenti, autogestiti, che vanno avanti solo con il metodo Steiner. Sì. Per questo mi ha incuriosito la cosa. Sì, sì.
Poi volevo farti una domanda ben precisa, visto che ti stavo ascoltando e che ho riflettuto nel tempo. Sì. Che complicata. Che cosa ti dà la certezza che la tua parola sia verità? Che quello che leggi, che sai, che hai imparato, visto che hai detto prima che non sei più apprendista, no, non sei più apprendista, che tu sei un operaio. Sì. Pregone. Allora, aspetta, sì, finisci. Vabbè. Scusa Claudio. Vai, tranquilla. Sopportami. Sì, sì, anzi. Appunto, la mia domanda è ben precisa e diretta. E poi mi rispondi per la radio, così non consumo tanto telefono. Va bene. Appunto, cos'è che ti dà la certezza che la tua parola sia verità e come puoi mettere in contraddizione la parola degli altri, cioè di quelli che sono venuti prima di te? Ciao. Ciao. Grazie. Rispondiamo a questa radioascoltatrice un attimo. Che cos'è che mi dà la certezza che la mia parola è verità? Me la dà Claudio Simeoni. Cioè, io parlo da dentro di me. Cioè, io ho la certezza in me. Io il potere lo tiro fuori da me. Non ho un maestro che mi insegna. Il potere viene fuori da me. Dopodiché colgo le cose che mi servono per il mio percorso nel mio circostante. Quando le cose che incontro nel mio circostante...